Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo abito che io ho deciso di chiamare Tubino Chanel. Questo perché il taglio ricorda un po' lo stile Chanel e per quanto riguarda invece i filati, io ho deciso di utilizzare i nuovi filati della Miss Tricot che sono il Miss Baby Soft e il Luxor. Sono entrambi 100% cotone, pettinato, gasato e mercerizzato. Gasato è un tipo di trattamento che toglie le impurità, solo che il Miss Baby Soft è appunto, come dice il nome, anche soft, quindi se uno è più brillante, come potete vedere dalla telecamera, questo è più morbido, ma sono entrambi perfetti per essere usati insieme come ho fatto io. Vi ricordo che il Luxor è 50 grammi per 125 metri, mentre il Miss Baby Soft è 50 grammi per 175 metri. Per poter realizzare il tubino, che è una taglia S, io ho utilizzato 400 grammi del Luxor e 50 grammi invece del filato Miss Baby Soft e ho lavorato sia con l'uncinetto del 3,5 per quanto riguarda la parte della gonna. Non vi preoccupate, se voi la volete più larga basta andare a lavorare dopo dei primi giri con l'uncinetto del 4 o del 4 e mezzo, e con l'uncinetto numero 3 ho lavorato la parte del busto e la parte superiore. Anche qui non vi preoccupate, se voi non lo volete fare aderente come mio ma più morbido, andate a lavorare sempre con il 3,5. Un'altra cosa da dirvi è che questo vestito parte da, diciamo, i fianchi, quindi quando andrete a mettere le catenelle ricordatevi questo, di misurare la circonferenza qui dei fianchi e di andare a montare tante catenelle quanto è la circonferenza dei vostri fianchi, tenendo presente che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata si passa poi a lavorare la parte centrale. Io ho deciso, e mi avvicino per farvi vedere meglio, di alternare una parte più coprente sopra e sotto e una parte più forata qui al centro. Naturalmente, se voi volete coprirla ancora di più, invece di andare a fare tre strisce come ho fatto io di fiori, ne andate a fare soltanto due. Questo per avere la striscia più corta, quindi avere il vestito più coprente. Per quanto riguarda le taglie, se siete una taglia M o una taglia L, per quanto riguarda il Luxor, per una taglia M io vi consiglio di andare a comprare 600 grammi. Questo perché taglia M, a parte dover allargare qui, dovete andare ad allargare anche qui, che sicuramente avrete più seno di me, e quindi vi consiglio di comprare 600 grammi del Luxor, mentre per quanto riguarda il Miss Baby Soft 100 grammi vanno più che bene. Per una taglia L a questo punto io vi direi di aumentare ancora un po' di più, perché è una lavorazione molto coprente, quindi andate si lavora si utilizza molto filato, quindi per una taglia L io direi di comprare almeno 700 grammi per questo filato, per questo Luxor, 150-200 grammi per invece la parte floreale, quindi per il Miss Baby Soft. Sembra tanto filato, ma vi posso assicurare che addosso la pesantezza non si accusa per niente. Il vestito è bello leggero, quindi anche se dovete andare ad aumentare il filato, vi posso assicurare che essendo cotone ed essendo un cotone molto trattato, la leggerezza del vestito resta. Questo vestito può essere utilizzato sia in questo periodo primaverile a cui stiamo andando incontro, sia in estate. Io sotto indosso sottoveste. Mi raccomando, voi potete anche decidere di fare il vestito anche più lungo o farci delle maniche, ma io vi consiglio di lasciare il taglio così come viene, questa sorta di tubino appunto. Un'altra cosa, quando sono andata a realizzare la parte superiore, l'ultimo giro sia davanti che dietro, ho diviso, non l'ho fatto più tutto, ma sono andata a lavorare soltanto per pochi centimetri. Qui, cioè ho ripetuto solo due motivi, sia da questa parte che da questa parte, e l'ho fatto sia avanti che dietro. Questo per avere un collo meno stretto ma un po' più largo. Voi, se lo volete ancora maggiormente più largo, andate a lavorare due giri in questa maniera, quindi più piccoli, sia avanti, lasciando dietro soltanto un giro, in modo tale da averlo sullo scollo più largo. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul mio blog www.uncinettandoconelsa, oppure potete mandarmela sulla pagina Facebook del gruppo La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure mi potete trovare su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro vestito io utilizzerò due filati noi della Mistrico, sono entrambi dei cotoni, solo che questo è, sono entrambi cotoni pettinati, gasati, mercerizzati, solo che questo è anche soft. E io utilizzerò il Luxor e il Miss Baby Soft in questi colori che si avvicinano molto tra di loro, quindi è molto carino il distacco che c'è, ma anche il fatto che comunque vicino stiano bene. Allora, inizierò con il Luxor e con il Luxor lavorerò la maggior parte del vestito, mentre con il Miss Baby Soft diciamo che farò la parte centrale, quella del busto, se così vogliamo dire. Allora, lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e ho montato 162 catenelle. Il vestito parte dai fianchi e scende. Iniziamo quindi dalla gonna. Quindi mi raccomando, per vedere quante catenelle mettere, misuratevi la circonferenza dei vostri fianchi, montate il numero di catenelle necessario, tenendo presente che si ottiene su un multiplo di 6. Quindi andate a montare tante catenelle fino ad arrivare a questa circonferenza, tenendo sempre il multiplo di 6. Io ho montato 162 catenelle. Per una taglia M direi che dovete andare a aumentare 12, forse anche 18 catenelle in più, e per una taglia L andare ad aumentare forse anche 30 catenelle in più. Detto ciò, possiamo iniziare il nostro lavoro. Io non andrò a fare aumenti, per fare gli aumenti io andrò a cambiare soltanto l'uncinetto, quindi quando noi inizieremo a lavorare, se vedete che sul sedere stringe, passate a lavorare con l'uncinetto del 4 o del 4,5. E adesso possiamo andare a fare il nostro giro. Diciamo che questo è il giro base perché stiamo facendo il giro sulle catenelle e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella terza e nella terza vado a fare 5 maglie alte. Quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio giro base. Sto terminando il giro base, ho fatto la maglia alta e vado nella terza catenella a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso andremo a fare il giro che andremo sempre a ripetere e vi spiego un attimo come sta succede. In realtà è uguale a questo, solo che alterniamo. Quindi dove abbiamo la maglia alta andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 3 catenelle per iniziare, rientriamo dentro e andiamo a fare altre 5 maglie alte, quindi una, scusate, altre 4 maglie alte per un totale di 5, 2, 3 e 4. Quindi ho un totale di 5 maglie alte. Prendo il filo, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte del giro precedente e faccio una maglia alta. E ricomincio da capo. Dove avevo la maglia alta, vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, 4 e 5. Dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, vado a fare la mia maglia alta. E
e continuo così per tutto il giro. Gli altri giri saranno uguali, solo che alterniamo. Dove abbiamo il gruppo di 5 maglie alte, andiamo nella terza e facciamo la maglia alta. Dove invece abbiamo la maglia alta, andiamo a fare il gruppo di 5 maglie alte. Quindi non cambia niente, facciamo sempre questi. Solo per comodità io dirò che questo è il primo giro e questo è il secondo giro. Ma in realtà sarebbe sempre lo stesso giro che viene ripetuto, soltanto che ci si sposta. Solo che, come vi ho detto, per comodità, quando vi andrò a dire quanti motivi ho fatto, quindi quanti giri, io conterò due giri un motivo, quindi in modo tale da capire un po' meglio la lunghezza della mia gonna. Vi ricordo inoltre che questo si parte dai fianchi fino ad andare giù, quindi voi potete fare la gonna lunga quanto la volete, fino al ginocchio, fino a metà gamba, quindi una minigonna. E se avete bisogno di allargare, dovete passare dall'uncinetto del 3,5 all'uncinetto del numero 4. Una volta arrivati alla lunghezza desiderata, torneremo a lavorare il sopra per poter passare a lavorare il corpo del vestito e poi la parte superiore ancora. Per il corpo del vestito vi ricordo che io passerò a lavorare con il Miss Baby Soft. Allora, io ho terminato di lavorare la parte di sotto con il Luxor e ho ripetuto i motivi, i due giri, per 17 volte, però penso che andrò ad allungare ancora un po' di più perché adesso è veramente corta, ma siccome voglio capire quanto filato mi serve per poter terminare il vestito, la parte superiore, preferisco fermarmi un attimo, andare a lavorare la parte superiore del vestito e poi con il filato che mi è avanzato terminare la parte sotto. Allora, come sapete, per la parte in vita io non userò il Luxor ma userò il filato Miss Baby Soft di questo colore rosa, che comunque si abbina tantissimo al colore del Luxor, e lavorerò non più con l'uncinetto del numero 3 ma con l'uncinetto del 3,5 e mi aggancio appunto qui dove avevo iniziato la lavorazione del primo giro. Mi avvicino con la telecamera così potete vedere, e a questo punto io vado ad agganciarmi e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta dove ho le 5 maglie alte. Una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Una maglia alta dove ho la maglia alta. Ora io farò questo per tutto il giro e devo andare a stringere un po' la lavorazione. Mi raccomando, se voi non dovete stringere, andate a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, non solo una sola. E tenete anche presente una cosa: dovete avere gruppi di 12 maglie alte, quindi andatevi a contare le maglie alte mentre andate a lavorare, ogni volta 12 12 12, in modo tale poi alla fine di poter chiudere con un gruppo di 12 maglie alte. Regolatevi un po' voi dove fare gli aumenti, dove diminuire, dove andare a fare 2 maglie alte, dove farne una sola. L'importante è che avete alla fine un numero di maglie alte che sia un multiplo di 12. Quindi andiamo a fare questo giro e poi farò vedere come continuare. Allora, ho terminato il giro, come vedete qui ho fatto più maglie alte per poterne avere 12 e adesso posso andare a fare la mia lavorazione. E iniziamo dal primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sarebbero la nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3. Una maglia alta sulle successive maglie alte per un totale di 10 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie di base, vado nella successiva e ricomincio da capo. Quindi vado di nuovo a fare 10 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie alte e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro.
Ho terminato il mio primo giro dopo aver fatto le 3 catenelle facendo una maglia bassissima all'interno della prima catenella della terza catenella. Adesso con delle maglie bassissime mi porto dove ho la mia quarta maglia alta, quindi salto le prime 3 facendo delle maglie bassissime. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sulle successive maglie alte per un totale di 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle 1 2 3 4 5 e ricomincio da capo, quindi salto le prime 3 maglie alte, entro nella quarta e vado a fare la prima delle mie maglie alte. Vado nella maglia alta successiva e faccio la seconda maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e faccio la terza maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e faccio la quarta maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Termino il secondo giro dopo aver fatto le 5 catenelle, entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia bassissima. Terzo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno della seconda catenella, della seconda maglia alta, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle del giro precedente e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa dove ho la maglia bassa, una maglia bassa dove ho la prima delle mie 5 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ricomincio da capo, quindi salto la prima maglia, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. 3 e 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle del giro precedente e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa. Una maglia bassa sopra la prima delle mie 5 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Termino il mio quarto giro andando a fare una maglia il mio terzo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. A questo punto possiamo andare a fare il nostro quarto giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la prima catenella e andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, scusate, 4 catenelle, 4, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la prima catenella. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho l'ultima catenella e realizzo una maglia alta. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta.
Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la prima catenella, una maglia alta sopra la seconda catenella, una maglia alta sopra la terza catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la maglia, l'ultima catenella, salto la maglia bassa, salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, e 4 e di nuovo una maglia alta sopra la prima catenella, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta sopra la terza, 3 catenelle, 1 2 3, salto l'ultima, salto la maglia bassa, salto la prima catenella, entro nella seconda e ricomincio a fare le mie maglie alte, quindi una, vado nella catenella successiva 2, vado nella catenella successiva 3, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre e quattro. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Ho terminato anche il quinto giro andando a fare una maglia bassissima e adesso ricomincio facendo il giro di tutte maglie alte. Io non l'avevo contato come giro d'inizio perché in realtà, visto che diciamo che non era perfetto, non mi piaceva contarlo come primo giro, quindi diciamo che noi andiamo a fare il sesto giro, ma il sesto giro è uguale al giro diciamo di base, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera, due maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, quindi una e due, e ricominciamo da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo è il nostro sesto giro. Terminato il sesto giro riprenderemo dal primo, che erano 10 maglie alte separate da 3 catenelle. E naturalmente vi farò rivedere un attimo come iniziare, perché noi dobbiamo fare in modo che i fiori siano uno sopra l'altro, quindi vedrete che dovremo spostarci un po' con la lavorazione, però ora finiamo questo giro e vi farò vedere appunto come continuare. Allora, io ho terminato anche il sesto giro e adesso, come sapete, noi dobbiamo andare a fare il giro di 10 maglie alte separate da 3 catenelle, ma ci spostiamo un pochettino, facciamo in modo che i fiori vengano alternati, quindi adesso abbiamo questa striscia, sopra la striscia i fiori saranno alternati e andiamo a fare 2 maglie bassissime per ritrovarci qui dove abbiamo la nostra prima, dove abbiamo superato, vedete qui le 2 maglie alte in corrispondenza. Adesso dobbiamo andare a fare le nostre 10 maglie alte, quindi 3, 6, 9, 1, 10, e vedete dove abbiamo queste 2 maglie alte in corrispondenza andremo a fare le 3 catenelle, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta e andiamo a fare le nostre 10 maglie alte, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 3 catenelle, scusatemi, saltiamo 2 maglie alte e ricominciamo da capo andando a fare il gruppo di 10 maglie alte, così vedrete avremo i fiori alternati. Bene, io non so quanti motivi ripeterò, se 2 mi bastano o se farò un 3, diciamo che io adesso farò un secondo motivo, quindi ripeterò di nuovo poi tutti i giri e vedrò se devo farne anche un terzo oppure se fermarmi e ricominciare, poi vi farò vedere come a lavorare giustamente il motivo che avevamo sotto.
Allora, alla fine io ho ripetuto il motivo 3 volte in modo tale che mi prende, diciamo, tutto il busto del mio corpo e ho ricominciato poi a lavorare con, sempre con l'uncinetto il numero 3, il motivo che avevo lavorato sotto. Quando andate a fare l'ultimo giro di maglie alte e riprendete a lavorare la maglia di sopra, noi abbiamo un multiplo di 12 che è quindi anche un multiplo di 6. Quindi sono andata a lavorare normalmente come ho lavorato il primo giro qua sotto, solo che invece di saltare 2 catenelle sono andata a saltare 2 maglie alte. Quindi ho fatto una maglia alta sopra una maglia alta, ho saltato 2 maglie alte e nella terza sono andata a fare le mie 5 maglie alte, ho saltato 2 maglie alte e ho ricoperto di nuovo la mia maglia alta. Quindi si è fatto il primo giro, non ve l'ho fatto vedere perché è uguale a quello che abbiamo fatto qua sotto, solo che come ho detto invece di avere le catenelle abbiamo le maglie alte, ma dovete sempre avere un multiplo di 6 quando andate a fare il motivo di nuovo dall'alto. Avendo un multiplo di 12, un multiplo di 6 è la stessa cosa. A questo punto sono andata quindi a lavorare sempre con l'uncinetto numero 3, perché sapete io ho un seno piccolo quindi non dovevo andare ad allargare, ma se voi invece avete un seno largo, tornate, è un grande, tornate a lavorare con i 3,5. Oppure se non avete fatto nessuno, se non avete cambiato qui ma avete lavorato sempre col 3,5, andate a lavorare col 3,5, o dovete andare ad allargare, andate a lavorare con il numero 4, dipende sempre dal seno che avete. Naturalmente, se avete bisogno di fare degli aumenti perché la vostra maglia vi stringe qui, quando nell'ultimo andate a fare il gruppo di maglie alte qui, nell'archetto di 2 catenelle, invece di fare 2 maglie alte, fatene 4, scusate, nell'archetto di 3 catenelle, invece di fare 2 maglie alte, fatene 4, in modo tale da avere comunque un multiplo che vi serve appunto per fare sempre il motivo sopra. Poi io sono andata a ripetere i miei 2 giri per 8 volte. Una volta ripetuti questi giri per 8 volte sono arrivata sopra il seno, quindi posso mettere i miei marcatori e andare a fare la divide la parte dietro dalla parte avanti. Per andare a dividere la parte io ho contato i miei ventagli di 5 maglie alte e ne ho 18, quindi ne ho messi 9 dietro, 9 avanti. Mi raccomando, se avete uno dispari andate a mettere quello dispari sempre avanti, quindi invece se 18 ne avete 19, 9 li mettete dietro, 10 li mettete avanti. E a questo punto io ho messo il marcatore dove ho la maglia alta prima del mio primo ventaglio, dove ho la maglia alta dopo il mio nono ventaglio. E a questo punto vi faccio vedere come andare a dividere la parte avanti e la parte dietro, quindi i giri di andata e ritorno. Con delle maglie bassissime mi sono portata dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e a questo punto posso andare a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e vado a lavorare normalmente 5 maglie alte dove ho la mia maglia alta. Quindi non cambia niente, vedrete soltanto alla fine come facciamo a finire il primo giro e come iniziamo il secondo. Però io vado sempre a lavorare in questa maniera, 5 maglie alte dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho la terza delle 5 maglie alte del giro precedente. Continuo così fino ad arrivare dall'altra parte, vi faccio vedere appunto come terminare il giro e come iniziare il secondo. Sto per terminare il mio primo giro, vedete sono quasi arrivata al marcatore, vado dove ho la terza maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, invece di andare a fare 5 maglie alte perché noi siamo sopra la maglia alta, ne andiamo a fare solamente 3, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, altre 2 maglie alte all'interno della maglia alta e poi andiamo a lavorare normalmente, una maglia alta dove ho la terza maglia alta, 5 maglie alte dove abbiamo la maglia alta. E andiamo a lavorare così normalmente il nostro secondo giro. Vi farò vedere naturalmente come si termina e come si rinizia. Io non so ancora se lavorerò così fino alla fine o se invece farò delle mini spalline, quindi a un certo punto dividerò questi 9 motivi, li lavorerò soltanto per creare appunto una sorta di scollo da sul davanti. Devo ancora decidere. Per adesso comunque vado a lavorare così, vi farò vedere la fine anche del secondo giro e come si ricomincia a fare il primo. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto la maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. Mi giro con il lavoro e a questo punto rivado da capo e vado a fare di nuovo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e vado dove ho la maglia alta e vado a fare le mie 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque.
adesso io continuerò a lavorare in questa maniera, però forse farò soltanto altri 2-3 giri e poi andrò a separare ulteriormente per fare delle spalline. In quel caso naturalmente vi farò sapere se le ho fatte e naturalmente anche in questo caso vi dirò dove mi sono fermata e dove sono andata a dividere, ma non sono sicura di fare questo scollo. Penso che invece farò un collo normale e cucirò soltanto un po' alle spalle. Devo ancora un po' decidere bene il tutto, ma naturalmente vi farò sapere continuando a fare il video. Ricordatevi solo che lo stesso numero di giri che fate sul davanti lo dovete fare anche sul dietro. Cuceremo le spalle e poi, come vi ho detto, con il filato che mi è avanzato tornerò ad allungare ulteriormente la gonna e quindi vi dirò alla fine quanti giri ho fatto. Non penso che ne farò tantissimi, vorrei fare almeno, diciamo, come motivi altri 2 massimo 3 motivi. Comunque adesso io continuo, vi farò sapere quanti motivi ho fatto, se ho separato, come vi ho detto, le due parti per creare uno scollo, se invece farò uno scollo normale a barca. Ho ripetuto i 2 giri per 7 volte e poi l'ultimo giro sono andata a ripeterlo soltanto 2 motivi, di qua e di qua, quindi ho ripetuto sia avanti che dietro 7 volte entrambi i 2 giri e poi ho ripetuto solo il primo giro per 2 motivi, 1 e 2, finendo appunto con la maglia alta per creare un po' lo scollo un po' più così, diciamo, rotondo. E ho cucito appunto le spalle e ho fatto naturalmente la stessa cosa dietro. Adesso con quel po' di filato che mi è avanzato, come vi ho detto, allungherò un altro po' la gonna giù, lavorando sempre con i ferri, con l'uncinetto 3,5. E quindi invece di 17 penso che arriverò, invece di 19 penso che arriverò a 21 giri, e una volta fatto questo io non farò alcun tipo di bordino, quindi il mio vestito sarà terminato.